Buongiorno, signorina. Buongiorno. Buongiorno. Cameriere. Come va? Ancora Funchetti. Dove ci sediamo? Qui, qui, vicino a me. In castigo. Tu, Roberto, siediti lì. Io e i miei autori abbiamo avuto delle idee meravigliose. Troppo modesto, no, no? Il nostro barone. Ho detto solo la verità. Lei è artista, signorina? Allora. Io no, signora, faccio la cassiera. No. Ah, già, io farei qualunque cosa meno la cassiera. Stare sempre seduta e ingrossa i fianchi. Io sto sempre in piedi, signora, perché vendo anche i gelati. Hai visto, Matteo, che espressione? Bisognerebbe scrivere una scena in cui si ribella. Per esempio, col padre, quando la chiude nella grotta. Ma nella grotta ci va quando il padre è già morto. Non importa, lo faremo morire più tardi. Questa ragazza non ha nemmeno bisogno di provino. La buttiamo nel film così com'è. Oh, che bella idea! Lanceremo il film con la pubblicità antiaerea. Benissimo. La propaganda è certo l'arma più forte. Chi diceva l'arma più forte? Beh, lasciamo perdere. Ah già, lasciamo perdere. Mannaggia, pure questi ci volevano ben condire insalata. Ah, ci sei, ma è cavolo! Ah, finalmente! Oh, il fiasco è vuoto qui. Oh, ma che te sei addormita? Passami quel fiasco. Oh, mamma. Dammi questo fiasco. Ma non c'è altro? Non mangia più. La frittata. Ma c'è l'aglio. Beh, l'aglio c'è da bene. Né aglio, è cipolla. Puzza, non lo voglio. A dischio. Ma lì, adesso,